sono particolarmente emozionato proprio il 15 agosto di fare questo concerto della tradizione in un posto di altissimo livello, di grande spessore, di massima cultura. Proprio è lì l'Annunziata, in un certo senso potete definire le viscere napoletane, insomma, là sono cresciuti i bambini, poi chissà chi è diventato forse super famoso, qualcuno sarà diventato un grande avvocato. Il concerto mio sarà quello super 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 classico, ma ci sono anche altri concerti molto belli, diversi un po' dal mio, dove non c'è solo la tradizione ma c'è anche l'etnia, ci sono insomma veramente cose straordinarie. Il mio spettacolo è un bel messaggio ai giovani che a volte trovano anche scuse per non agire, no? Allora con questo spettacolo io dimostro che questo non deve accadere, anche se si proviene dalle macerie, come è successo a me, io vengo dalla porta assoluta, quindi veramente dalle macerie, che c'è sempre una strada onesta per poter realizzare i propri sogni. L'importante è che uno agisce, che uno lavora, e allora questo è un inno proprio ai ragazzi, proprio a lottare, a costruirsi il futuro ma con le proprie mani. La cerimonia del fazzoletto si teneva al compimento della maggiore età delle ospiti dell'orfanotrofio dell'Annunziata per consentire loro di scegliere l'eventuale marito. È dedicata a questo ricordo l'iniziativa Clou dell'estate a Napoli 2018, l'estate bambina. L'Assessorato alla Cultura e al Turismo e l'Associazione Santa Chiara Orchestra offrono 7 spettacoli tra il 4 e il 15 agosto nel cortile della Real Casa Santa dell'Annunziata, antica istituzione napoletana dedita all'accoglienza e alla cura dei bambini abbandonati, anche per celebrarne i 700 anni dalla fondazione. Sul palco si alterneranno Mario Maglione, Patrizio Oliva, Fiorenza Calogero, Ciro Capano, Emanuele De Vivo, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Antonella Morea e Ivico. Ci tuffiamo tutti, noi musicisti, in un'atmosfera straordinaria e entriamo nella storia. Nel cuore di un posto fantastico come la Real Basilica dell'Annunziata e tutto il complesso dell'Annunziata, e ci siamo con il grande cuore di grandissimi interpreti, di grandissimi artisti. Quello è un luogo veramente identificativo, parte essenziale della nostra identità. Ecco, i bambini venivano salvati e il popolo di Napoli non li chiamava figli di nessuno, figli di NN, li chiamava figli della Madonna, per dire che la vita è in ogni caso qualcosa che va salvaguardata prima di ogni altro valore.